Ciao. Che bel posto per incontrarci. Hai visto? Beh, ho pensato in occasione della giornata mondiale dell'acqua di venire qua alla Ghi di Avigliano. Questo è quello piccolo. Giornata mondiale dell'acqua, proprio te sì. Me lo dici. Ma sai che ogni anno finiscono in mare tra i 5 e 13 milioni di tonnellate di plastica? Hai ragione. Dai, tieni questa. Ma cosa ci facciamo qua oggi? C'è Gianna che ci aspetta. È esperta di risorse idriche della città metropolitana di Torino. Dai, fermi in strada. Avete visto che bella giornata? Sì. E tra l'altro oggi è la giornata mondiale dell'acqua, quindi abbiamo pensato bene di venire ai laghi di Avigliana. Ci spieghi un po' dove siamo? Sì, secondo me avete scelto veramente l'ambiente giusto, siete nel posto giusto oggi. Questo è un parco naturale intanto ed è nato proprio per conservare e tutelare degli ambienti acquatici come questi, che sono ambienti particolarmente rari nel territorio di pianura. Qui siamo anche abbastanza vicino a Torino, ma in un ambiente molto ristretto abbiamo molti ambienti umidi diversificati, che vanno da una torbiera, che è l'inizio dell'alimentazione di questo sistema, la torbiera di Trana, poi attraverso canali l'acqua viene portata verso i laghi, prima il lago piccolo, poi il lago grande, successivamente verso la palude dei Mareschi, attraverso un altro canale, il canale Naviglia, va a finire nella Dora Riparia. Ma visto il periodo storico di cambiamenti climatici, quanto è importante la risorsa idrica dell'acqua in quest'area? La risorsa idrica è sempre stata tutelata negli ultimi anni sempre di più, ma in questo momento storico assume un'importanza ancora maggiore. Certo. La tutela degli ambienti acquatici è fondamentale, perché gli ambienti acquatici non sono ormai tantissimi, per le bonifiche del passato comunque sono rimasti rari gli ambienti come questi, ma ospitano una flora e una fauna uniche, che senza questi ambienti non esisterebbero, quindi la biodiversità perderebbe tantissime specie. Ci potresti vedere qualcuno di questi ambienti? Certo, andiamo. Ecco qua, è abbastanza evidente questo canale che porta parecchia acqua in questo momento al lago piccolo. L'acqua di questo canale, che si chiama Rio Grosso, arriva dal drenaggio della torbiera di Trana. La torbiera di Trana è uno dei quattro laghi che occupavano quest'area inizialmente dopo le glaciazioni, che si è trasformato poi in torbiera. Il lago quindi è alimentato da questo canale, che è il più grande, ma anche da una serie di altri rii che vedremo adesso durante la nostra passeggiata e da alcune risorgive. Perfetto. Del lago, di un lago naturale come questo, non sono sponde regolari, devono essere necessariamente sponde diversificate. È importante la presenza della vegetazione acquatica, ad esempio qui abbiamo un inizio di canneto, chiaramente tra poco nella stagione sarà più rigoglioso, e questo è un ambiente molto importante perché crea zone rifugio e riparo soprattutto per gli uccelli acquatici, che hanno bisogno appunto sia di riparo ma anche di zone per la nidificazione. Bene, io terminerei qui il giro sul lago piccolo. Adesso vi porto sul lago grande, che è proprio qua a fianco, e sicuramente noterete la differenza tra i due laghi, perché sicuramente il lago piccolo tra i due è quello più naturale. Questo è il progetto di cui vi parlavo prima,
quindi è una posa sperimentale di questi rotoloni di fibra naturale che sono stati preseminati con semi di Phragmites, cioè la pianta acquatica che costituisce il canneto. Questi sono stati posati in questa zona perché su questo tratto di sponda in passato era stata realizzata questa passeggiata, però con un intervento non tanto compatibile con un ambiente naturale, che quindi aveva completamente eliminato la naturalità della sponda. Questi rotoloni col passare del tempo dovrebbero permettere la ricrescita del canneto in questo tratto e quindi smorzare un po' questa artificializzazione di questo tratto. Ma qua non ce n'è molta, però la legna è stata disposta appositamente a una funzione specifica? Sì, questo legno è stato messo appositamente, legno morto, e ha proprio la funzione di favorire e aumentare la sedimentazione di materiale fine che possa proprio permettere e migliorare sia la crescita del canneto, ma anche di creare zone di riparo, per esempio per l'ittiofauna. E questo intervento è stato realizzato anche grazie al fatto che questo territorio, sia i comuni, sia il parco e sia anche i soggetti privati di questo territorio hanno sottoscritto un contratto di lago in passato. Scusa, che cos'è un contratto di lago? È un accordo volontario che hanno proprio fatto tutti questi soggetti stilando un protocollo che mette tutti d'accordo sulla necessità di riqualificare i laghi e questi ambienti, e grazie a questo passaggio è stato chiesto un finanziamento regionale che ha permesso questo intervento sperimentale sulla sponda. Ok, grazie mille Gianna. Grazie a voi, allora buon rientro, alla prossima, ciao.